Ciao da Federico, sono in un bosco completamente al buio. Questo faretto adesso mi sta illuminando, ma è fondamentale avere una torcia affidabile che illumini come a giorno, che abbia una funzione flood e spot. In più questa è anche l'RGB, poi andremo a vedere tutte le sue funzioni. Può illuminare fino a 600 metri. Questa è la nuova torcia dell'Olight, la Marauder Mini. E vivere la suggestione delle tenebre, ma illuminando a giorno, potendo osservare quello che ci circonda, rende tutta questa atmosfera che già conosco qualcosa di diverso e si notano i dettagli. Ma abbiamo bisogno di una torcia molto potente, affidabile, perché se qui la luce manca, adesso vi faccio vedere la differenza. Così è con la luce, è senza luce, completamente al buio. Per fortuna con me ho la torcia ed ecco qui il suo risultato. E ho anche dei led che vanno a illuminarsi nella parte destra, vanno a indicarmi la carica della batteria, per fortuna è al massimo. Nella parte sinistra invece il livello di luminosità, andando a ruotare la ghiera posso andare a variare il livello. Una volta raggiunto il massimo andrà a vibrare. Abbiamo due funzioni, una funzione con un raggio concentrato al centro, così invece è nella funzione spot e vado a illuminare tutto ciò che mi circonda, quindi da notte a giorno. Veramente molto potente e posso variare molto velocemente. Abbiamo la possibilità, anche premendo tre volte, di passare alla modalità strobo. Per ripassare alla modalità normale vado a ripremere tre volte e anche passare alla modalità RGB, quindi rosso, verde e blu. Basta fare una pressione per un secondo e va a illuminare con varie colorazioni. Rosso, andando a premere per un secondo passo in funzione verde e infine in funzione blu, quindi una torcia completa. Andando a ripremere per un altro secondo e voilà, si passa alla visuale giorno o alla visuale slu. Ed ecco com'è muoversi al buio. Si ha la piena sicurezza quando si è perfettamente illuminati, si riesce a illuminare perfettamente tutto ciò che ci circonda in questa modalità. Se invece vogliamo focalizzare un punto, ci riusciamo molto facilmente ed ecco qui un piccolo cono di luce che va a illuminare in lontananza e voilà, si ripassa di nuovo nella nuova modalità. Se abbiamo un animale, un qualche rumore, qualcosa da osservare, certamente in un attimo riusciamo a vederla. Siamo nella piena sicurezza, pur trovandomi di notte in un luogo che comunque mette una grande suggestione, con questa luce tutto ti dà più sicurezza. È veramente un'esperienza particolare camminare di notte immersi nella natura. Andiamo a fare adesso un unboxing e andare a vedere le sue caratteristiche specifiche, quanto dura la batteria, ma come funziona. Andiamolo a vedere assieme. Ma perché oltre alla luce bianca nella torcia abbiamo i colori rosso, verde e blu? Beh, la luce bianca è quella che assomiglia di più a quella del giorno e quindi per avere un'ottima visibilità dell'ambiente quella luce bianca a led è essenziale. La luce rossa funziona, si adatta molto bene a come funzionano i nostri occhi, quindi avremo una visione notturna migliore e anche un ottimo contrasto. La luce verde non attira quasi per niente, o comunque per niente, gli animali. Inoltre non attira gli insetti, quindi se siamo in estate e non vogliamo attirare qualche zanzara o qualche insetto, sicuramente la luce verde è ottimale. La luce blu è una luce molto delicata e quindi abbiamo una visione molto naturale. Questo ci permette di leggere magari una mappa molto più facilmente perché si notano meglio i dettagli. Non solo, viene utilizzata anche dalle squadre di salvataggio e dagli investigatori. Sì, perché le squadre di salvataggio riescono a vedere eventuali macchie di sangue molto più facilmente e anche meglio i dettagli. E quindi anche gli investigatori. Placchetto premium, andiamo a tagliare la pellicola protettiva all'esterno ed ecco qui come si presenta la confezione. C'è 600 metri di profondità della luce, 7000 lumen massimi, il modello Marauder Mini. Nella parte posteriore possiamo già vedere tutte le sue specifiche floodlight. Possiamo avere 7 livelli di luminosità, da 7000 lumen a 100 lumen, dalle 3 ore e più alle 35 ore in spotlight, sempre 7 livelli, 600 metri di profondità, e in livello 1 a 140 metri di profondità. E poi abbiamo le varie luci colorate: red light, green light e blue light, rosso, verde e blu.
4 livelli di luminosità per ogni nostra esigenza. Abbiamo un peso che è di 462 grammi, una batteria di 6500 mAh 3,7 volt, una lunghezza di 130 mm e un diametro di 65,6 mm. Un'apertura facilitata con calamita, al suo interno ci danno già il benvenuto la famiglia Olight e di divertirci con i loro prodotti. Possiamo vedere di andare a togliere la pellicola protettiva, di andare a togliere la pellicola che va a isolare la batteria e il cavo che va a ricaricarla magneticamente. Andiamo quindi ad aprirla e voilà, ecco come si presenta. Sembra un packaging premium, la torcia all'interno di una confezione in nylon ed eccola qui in tutta la sua bellezza. Andiamo a spellicolarla, momento ASMR. Ed ecco come si presenta questa torcia. Andiamo ad aprirla all'interno, andiamo a togliere anche la protezione che va a isolare la batteria. Eccola qui ed ecco la protezione, andiamo a toglierla. All'interno della confezione la scritta thank you e qui troviamo un altro elemento, eccolo qui. Andiamo a vedere all'interno di questo pacchetto cosa troviamo. Un laccio che possiamo collegare qui all'interno di questo piccolo gancio, troviamo l'attacco magnetico per la ricarica e voilà. Troviamo inoltre le istruzioni che sicuramente sono anche in italiano. Vediamo all'interno cosa troviamo ancora e questa è la nostra bella custodia. Possiamo agganciarla anche volendo alla cintura, perfetto. Possiamo anche collegarla magari con un moschettone e voilà, ottima chiusura. Ed ecco, possiamo inserire anche la nostra torcia, chiuderla ed è pronta per ogni esigenza. Una torcia che mi ha stupito per la sua robustezza, la qualità dei materiali utilizzati, un alluminio aeronautico. Abbiamo anche un ottimo grip, un'ottima presa, si sente subito la robustezza quando si va a impugnare in mano, ma anche la facilità di utilizzo, non solo una ricarica magnetica molto semplice che si va a collegare qui in basso ed ecco il suo connettore, in un attimo si va a collegare. Non solo, altra cosa da non dimenticare, la facilità di utilizzo, perché questa torcia non solo ha un fascio più profondo o un fascio più ampio che va a illuminare a giorno, è veramente impressionante, 7000 lumen che sono reali, una profondità di 600 metri perfettamente a giorno, veramente un'ottima torcia, dei comandi molto semplici. C'è una cosa da dire: quando noi andiamo a attivare una delle sue modalità e vogliamo la massima o la minima potenza, si sente una vibrazione e questo ci fa capire quando stiamo ruotando e siamo arrivati al minimo o al massimo della sua potenza, cosa molto intelligente. Non solo, abbiamo l'RGB, quindi per tutte le varie situazioni, anche se abbiamo delle situazioni fotografiche, potremo andare a cambiare il colore o anche alla funzione strobo, non manca veramente niente. Viene fornita con un comodo laccetto da polso che vi consiglio di utilizzare, specialmente se state facendo altre cose, perlomeno non avete mai la paura di perderla. Viene fornita con questa custodia che possiamo facilmente collegare alla cintura grazie a questo strap che troviamo al posteriore. Per la ricarica è molto semplice, abbiamo il suo connettore con un LED verde, quando sta andando a ricaricare avremo la luce che si illumina di rosso, una volta a carica andrà a illuminarsi di verde. Se siete interessati a questo prodotto resistente e robusto con materiali di alta qualità, è il momento di andarlo a prendere, perché siamo nel periodo del Black Friday, c'è uno sconto che va dal 45 al 50% sulla torcia Marauder Mini. Inoltre, se andate semplicemente a registrarvi o ad accedere al sito, potete avere una piccola torcia, mi pare che in questo momento c'è la I3E Lava, una bellissima torcia portatile molto comoda che vi viene fornita gratuitamente. In descrizione del video vi lascio il link di Olight, della torcia e anche del sito ufficiale. Spero che questa recensione vi sia stata utile, alla prossima, ciao da Federico.